Queste sono da buttare. Ma questi? Erano di una festa in maschera, l'ultimo anno delle superiori. Perché li butti? Perché per lei sarebbero solo un paio di occhiali stupidi. E sono anche rotti. Io dico che le piacerebbero. E allora mettili lì. Senti, stavo pensando a quella cosa che mi avevi detto sul corso di tuffi. Ma se glielo regalassi? Ma chi è lei? Sì. No, non si può, è una follia. Perché una follia? Non sai se le piacerà, non la conosci. No, no che non la conosco, però me la immagino. Te la immagini? Mm. E come sentiamo? Beh, quando la penso è bionda, capelli chiari, gli occhi scuri di Alessio. Vabbè, comunque queste sono tutte cavolate, l'importante è che sia bella dentro. Bella dentro? Sì, una persona forte, volitiva e positiva. Soprattutto una persona positiva. E che vuol dire positiva? Per esempio una che ha fiducia negli altri. Una scema? No, un altruista. Una che non ha bisogno di scavallare le persone, calpestarle per ottenere ciò che vuole. Una che si fa mettere i piedi in testa. Ma tu davvero hai questa visione della vita? E tu hai una figlia o una bambola? Sicuro non sarà una presuntuosa arrogantella come te. E nemmeno una fotocopia di sua madre. Mi prenderesti il telefono? Prenditelo tu. Pronto? Buongiorno, sì. E come sarebbe andata via? Ma qua... No, non mi ha detto niente, no. Certo che provvedo, sì, ci penso io adesso. Grazie di avermi avvisato e mi scusi. Poi. Arrivederci, sì. Pure bugiarda sei adesso? Era quello del catering. Ha detto che sei scappata senza dire nulla. No. Sì. Dove vai adesso? Perché mi hai mentito? Ma che ti interessa, scusa? Era il mio di lavoro, mica il tuo. Era il mio di lavoro. E chi te l'ha trovato il lavoro? Sentiamo, chi l'ha trovato i contatti? Chi si è fatta un mazzo tanto per trovare la fiducia dei clienti? Ma che ti interessa dei clienti? È un lavoro e pensi... Al lavoro e hai un tumore. Ma... Era gente di merda. Non mi andava di stare lì con mia madre che sta male.